Allora, siamo qui al banchetto, sono venuta a trovare gli attivisti che continuano ad adoperarsi per informare la gente, per informare tutti i cittadini su quello che sta accadendo in questo paese. Dopo che ci hanno tolto la sovranità monetaria, che ci hanno fatto entrare nell'euro senza chiedere assolutamente nulla ai cittadini perché non siamo mai stati consultati, adesso rischiamo che ci venga tolta anche la democrazia parlamentare. I nostri della Camera, i ragazzi della Camera hanno fatto una battaglia veramente valorosa, eroica in questi giorni, perché hanno tentato in tutti i modi di scongiurare questo pericolo di una trasformazione del bicameralismo in un monocameralismo presidenziale. Una realtà che toglierebbe al lavoro parlamentare ogni possibilità di poter intervenire sulle prossime decisioni e sulle prossime normative che interesseranno tutto il Paese. Fino ad oggi noi abbiamo visto scavalcare ogni regola, sovrastare ogni minimo rispetto delle minoranze perché vogliono imporre alcuni decreti come quello che c'è stato dello sblocca Italia, come quello che è accaduto anche per la stabilità stravolta in una notte. Bene, quando non ci sarà più il bicameralismo, quando ci saranno i nominati della regione al posto dei senatori, quando tutto sarà blindato, sarà molto più difficile poter difendere il paese da scelte scellerate. Vi invito tutti a firmare per questo referendum, per questa nostra richiesta di referendum, e vi invito a stampare quello che noi abbiamo prodotto come volantini, come informative, a diffonderlo il più possibile. Rendiamoci tutti cittadini attivi, perché dobbiamo insieme difendere il nostro paese, e vi invito davvero a non fermarvi costantemente e continuamente a cercare di informare il più possibile e di coinvolgere tutti a poter conoscere e firmare la nostra richiesta di referendum.